Se volete acquistare crediti, passate da IGVolt, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovi Spot, lo staff di NMF, e benvenuti nella player review di Ospina, nella sua versione international Man of the Match con 82 di rating, la sua seconda versione international. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review, per questo giocatore, secondo me li raggiungiamo tranquillamente. Partiamo con i pro. Riflessi, un 87 in carte, in game si sente ragazzi, e fa delle ottime parate sui tiri ravvicinati. Altro pro, il tuffo, 87, è un portiere che ha anche uno stile di parata acrobatica e in game si vede questo stile particolare. Veniamo ai contro, la presa, 78, è un portiere che non cercherà molto spesso di bloccare il pallone. Altro contro, la reattività, è un portiere che si rialza abbastanza lentamente, non è molto reattivo. Altro contro, il piazzamento, anche se è un 83 in carte, in game sembra un 75 ragazzi, a volte si faceva trovare proprio fuori posizione. Altri valori in carta, 78 rinvio è un valore, è un rinvio accettabile. Velocità 34, non è proprio velocissimo. Le uscite portieri sono accettabili, accettabili. È un portiere alto, 183 cm, quindi non è nemmeno molto alto. Piede preferito il destro, con 3 stelle, piede debole. Io l'ho utilizzato principalmente in una difesa a 4. Alternativa abbiamo Courtois, Lloris, Buffon ed altri. Tra le normali, Courtois. Tra le leggende, Baia. Dello stesso livello, Julio Cesar, International Man of the Match, che è ancora uno dei miei portieri preferiti. Nella Lega, Lloris. Nella Nazione non ce ne sono, a parer mio. Paragoni con le altre versioni, rispetto all'International 80 ha un più 9, rispetto al base ha un più 20. Io non ho provato le altre versioni. Differenza di prezzo. L'International 80 e l'82 hanno un prezzo più o meno simile. 82 è base, una differenza di prezzo di 9.000 crediti. Prezzi per PS4. Ed io l'ho pagato 12.000 crediti. Un prezzo non proprio altissimo, anzi abbastanza abbordabile. Dunque ragazzi, questa review sta per giungere al termine. Il mio voto finale per questa carta è un 6. Non gli ho dato di meno di 6 perché comunque le parate le fa, ma subisce anche parecchi gol. Infatti con lui in 8 partite in divisione 1 ho subito ben 22 gol, di cui 6 gol solo in una partita. E non è una cosa che mi è andata molto bene. Anche se ha un costo molto accessibile, devo dire, non è uno dei migliori portieri della BPL. Dunque ragazzi, vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questo giocatore. Qui Giovi Spo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!